Una brutta caduta in diretta durante una puntata di Amici ha lasciato tutti i telespettatori con il fiato sospeso. Cosa è successo? Il bello e il brutto della diretta. Succede qualcosa e non si può tagliare. È sotto gli occhi di tutti gli spettatori che possono avere reazioni inaspettate, diverse e disparate. Una frase sbagliata, un litigio inaspettato oppure un bello scivolone di fronte a tutto il pubblico, che sia presente in studio o che sia comodamente davanti alla televisione sul proprio divano. Gli esempi sono tutti nella nostra memoria e sono davvero tanti. Specialmente in un programma in cui si usa molto il corpo e ci si muove tanto, come può essere un talent di canto e di ballo, cadere e farsi male davanti a tutti è un rischio non da poco. Ed è proprio quello che è successo durante una puntata di Amici di Maria De Filippi. Il noto talent show in onda su Canale 5 è amatissimo dai telespettatori che non si perdono una puntata e non vedono l'ora di scoprire chi sarà il prossimo vincitore. E quando succede qualcosa davanti a tutti questi telespettatori, la risonanza è ovviamente molto ampia. Ecco perché non è certo passata inosservata questa brutta caduta e lo spavento generale. Ecco che cosa è successo. Caduta ad Amici, in diretta. Tutti si spaventano, qualcuno si è fatto male. Niente paura, è tutto uno scherzo. Qualcuno è caduto davvero nell'ultima puntata di Amici di Maria De Filippi, ma tutto nel contesto di uno scherzetto che la temutissima giudice e coach Alessandra Celentano ha fatto ai suoi colleghi e a tutti i presenti. Presentandosi in studio vestita come un noto personaggio di un film horror, ha fatto saltare tutti sulla sedia. E qualcuno anche sul pavimento. Alessandra Celentano ha voluto vestirsi da Samara dal film The Ring, con tanto di lunghissimi capelli neri davanti al viso e abito lungo bianco per spaventare tutti i presenti. Vittima dello scherzo Cristiano Malgioglio che, strattonato dal collega Rudy Zerbi, è caduto rovinosamente per terra. Rudy mi ha trascinato e sono caduto per terra, mi ha fatto male a una natica, ha dichiarato. Niente di cui preoccuparsi, comunque. Dopo il simpatico siparietto, la gara è tornata nel vivo e ha mietuto una vittima, Sofia Cagnetti, che ha lasciato la scuola tra le lacrime di tutti.